bella responsabilità. Assolutamente sì, buongiorno a tutti e a tutti, ci vuole tanto impegno, ma quando ci sono associazioni, organizzazioni come quelle che hai appena citato, è tutto, non dico più semplice, ma si fa tutto sicuramente alla grande. E lo dicevi tu prima, siamo qua oggi, tra l'altro siamo qua oggi per la partita della parità e del rispetto, dopo alcune edizioni che si sono svolte a Roma, quindi il primo dato sicuramente importante è questo, la partita della parità e del rispetto che travalica i confini, supera i confini di Roma. Un ringraziamento quindi in questo caso particolare va alle istituzioni del territorio, a partire dal municipio Savena, di questo splendido territorio, il comune di Bologna, la regione Emilia-Romagna. L'attenzione delle istituzioni è fondamentale. E poi, che dire, dal punto di vista della WISP, di un'associazione di promozione sociale e sportiva che tutti i giorni con la propria rete associativa porta avanti attraverso lo strumento dello sport sociale per tutti, ecco, ancora una volta l'occasione per dire no ad ogni forma di violenza sulle donne, per dire no, per gridare no ad ogni forma di discriminazione. Purtroppo le cronache di queste ultime settimane continuano a essere piene di episodi tragici, ma in questo momento il nostro pensiero va anche a tutti quei territori di guerra, a tutti quei territori nel mondo dove ci sono conflitti, dove ci sono guerre e dove le discriminazioni sono esasperate. E un pensiero non può andare ancora che al conflitto russo-ucraino e soprattutto per quello che stiamo vivendo in queste settimane alla vicina Palestina, con quello che sta succedendo appunto tra i territori palestinesi e israeliani. Grazie veramente a chi ancora una volta si metterà letteralmente in gioco e un grazie particolarmente sentito a tutto il mondo della comunicazione, che non è solo fondamentale per il nostro evento di oggi, ma è fondamentale per trasmettere i giusti messaggi. Grazie ancora a tutti e a tutti.